e buonasera a tutti, benvenuti per questa serata di presentazione qui al Circolo dei Lettori. Colgo l'occasione per ringraziare Paola Tuttelli che ci ha accolto in questo ambiente che vede ormai regolarmente già da diverso tempo la presentazione di testi, di libri con la presenza degli autori. Questa sera abbiamo con noi il professor Massimo Diana, che è amico da lunga data, anche negli anni di seminario, e vanta proprio nella sua esperienza biografica attraversamenti di ricerche anche molto interessanti, diciamo un po' tutti caratterizzati, potremmo dire, dal cerco all'uomo, può essere, attraverso la filosofia, attraverso la psicologia, anche la psicologia del profondo, attraverso la dinamica narrativa che permette di reinterpretare l'esperienza stessa della persona, per approdare poi anche ad una forma di sintesi che potremmo chiamare esattamente spirituale, perché è qui che volevo arrivare, queste due parole di introduzione, che l'oggetto di questa serata è esattamente un oggetto di tipo spirituale. Ogni giorno il mondo vi ha messo tre puntini, prendendo parzialmente dal titolo dell'opera che ci presenterà tra poco Massimiliana, quindi questa parola, questo verbo pregare è un verbo che attraversa trasversalmente le varie culture e tradizioni religiose, tradizioni di fede. Appartiene certamente alla nostra tradizione cristiana e nella tradizione cristiana abbiamo modelli diversi di preghiera, tradizioni distinte nella stessa tradizione cristiana di preghiera e come c'è nella tradizione cristiana anche in altre tradizioni religiose, potremmo dire quasi anche paradossalmente fuori da tradizioni religiose la dimensione della spiritualità. Quindi cercare di trovare un filo rosso, ecco, in tutto questo, che è il lavoro che Massimo Diana ha tentato di fare in questi anni ed è giunto alla elaborazione e quindi anche alla pubblicazione di questa poderosa opera. Ma interrompo qui il mio dire perché stasera siamo qui per ascoltare sostanzialmente lui, quindi io lascerei subito a lui la parola che con maestria e anche libertà gestirà la comunicazione, dopodiché sarà la possibilità anche di fare degli interventi e quindi auguro a tutti un buon ascolto. Grazie di questa presentazione, grazie dell'invito, mi ha fatto molto piacere di vedere dei vecchi amici, colleghi di scuola, insomma, con cui abbiamo condiviso tanti anni di lavoro di allora. Questa sera sono qui per presentare questa opera poderosa, diceva Don Silvio, poderosa perché effettivamente sono 6 volumi di 800 pagine l'uno, quindi sono quasi 5.000 pagine, no? Che non ho scritto io, ecco, preciso che questo è, possiamo anche immaginarlo come una specie di antologia, no? Dei testi secondo me più belli di tutte le tradizioni religiose e spirituali del mondo, quindi testi del buddismo, testi cristiani naturalmente, testi ebraici, testi taoisti, induisti, islamici, sia sotto forma di preghiera, quindi ci sono oltre 500 preghiere di tutte le tradizioni, utilizzate anche nelle varie tradizioni, alcune di queste preghiere i monaci buddisti le utilizzano attualmente, altre sono i canti della tradizione del sufismo, no? Dei salmi, delle poesie straordinarie, bellissime, un centinaio sono i salmi cristiani che conosciamo più da vicino perché appartengono alla nostra tradizione e poi ci sono anche quasi un migliaio di letture tratte da vari testi delle tradizioni commentati, ecco, che io ho commentato per cercare di costruire un filo conduttore tra tutte queste tradizioni, perché naturalmente ogni tradizione religiosa dice delle cose a modo suo e molto spesso quello che viene detto è contraddittorio rispetto a quello che dice un'altra tradizione. Quindi per me è importante cercare di trovare un filo conduttore, un legame tra tutte queste diverse tradizioni. Beh, dico innanzitutto che questo esperimento, ecco, a me piace chiamarlo così, un esperimento non nasce a tavolino, non nasce da una pensata fatta di notte, quando la mattina si alza e si mette a scrivere, no, nasce da un'esperienza di
una preghiera che ho fatto ormai da 30, 40 anni, non so. Da quando sono uscito dal seminario ho cominciato un po' così, per spinto anche dall'incontro con un testo molto bello della tradizione cristiana, che è di un monaco servita, un padre servita, Giovanni Vannucci di Firenze, che aveva pubblicato anni fa un libro della preghiera universale. Beh, quel testo che io incontrai 30 anni fa, insomma, mi colpì molto e cominciai ad usarlo proprio nella preghiera. E da lì un po' anche grazie agli stimoli di Marina, che è mia moglie, abbiamo poi immaginato, no, di costruire un testo più articolato con delle proposte di lettura che cambiano ogni giorno a seconda delle varie tradizioni. Quindi nasce un po' da questo esperimento, insomma. Ed è un esperimento perché per me rappresenta un modo di vivere una dimensione spirituale in modo assolutamente adulto, in un certo senso laico, al di fuori, cioè dell'appartenenza stretta ad una religione. Si può cioè praticare, perché poi la spiritualità è soprattutto una questione di pratica, si può praticare anche senza appartenere, o appartenendo in modo debole o marginale, o anche appartenendo, a me piace dire, in modo eclettico, nel senso che io mi sento un po' appartenente alla tradizione cristiana, non l'ho mai lasciata, ma mi sento anche appartenente anche alle altre tradizioni e anche appartenente a quell'universo molto grande di coloro che fanno fatica a credere. Dentro di me ho riconosciuto anche una parte un poco atea, no? E quindi per me il problema è far dialogare tutte queste persone, no, che abitano dentro di me, ma credo che abitano dentro molti di noi. Che cosa intendo per dimensione spirituale, ecco, per spiritualità? Io la intendo molto semplicemente come non tanto un cammino di ascesa a Dio, quanto piuttosto come un cammino di discesa verso l'uomo, no? E quindi per me il cammino spirituale, e il cammino già esprime, no, questo elemento di dinamismo, di dinamicità. La vita spirituale è un mettersi in cammino, un rimettersi in cammino continuamente, no? Ed è un cammino verso dove? Verso l'uomo, verso quell'umano pieno che ancora non c'è. Si potrebbe dire che noi tutti siamo uomini, ma non lo siamo ancora totalmente. No, siamo in cammino verso l'uomo. E si potrebbe anche dire che è così difficile essere pienamente, veramente umani, che solo Dio ci è riuscito. Noi non siamo ancora capaci di essere umani. Mi aveva colpito molto una battuta che faceva un etologo, Coral Lawrence, no? Quella questione discussa molto dai teologi, scienziati, sul famoso missing link, cioè l'anello mancante tra la scimmia e l'uomo. Beh, Coral Lawrence riusciva con una battuta formidabile. Beh, l'anello mancante tra la scimmia e l'uomo siamo noi. Nel senso che l'uomo non c'è ancora, no? L'uomo ha ancora da compiersi. Il progetto dell'Adamo, il progetto dell'uomo pieno, dell'uomo completo, dell'uomo totale, del Purusha secondo la tradizione indiana, dell'Anthropos, no? Non c'è ancora. Noi siamo in e la vita spirituale che cos'è? Questo cammino verso, no? Per me poi, ecco, la pratica spirituale è anche diventato un modo per, anche questo è stato uno degli altri incontri per me molto importanti nella mia vita, per dare forma a quello che Panica, che è uno degli autori presenti tantissimo in quest'opera, Panica, sacerdote cristiano, che però ha vissuto anche molto in India, insomma, che diceva di se stesso: io sono nato cristiano, sono diventato sacerdote, quando sono andato in India mi sono scoperto indù, poi mi sono convertito al buddismo, senza mai cessare di essere cristiano. Per noi è una contraddizione, cioè come si fa a essere, no? Però lui diceva, nella logica, di una logica che non è la nostra logica aristotelica, no? Dell'out-out,
ma della logica della parità, della non dualità, è possibile comporre queste diverse identità. Beh, Banneker in fondo diceva che esiste un archetipo del monaco che appartiene ad ogni uomo e ad ogni donna e che precede l'essere monaco dentro una tradizione particolare. Beh, questa lettura che feci qualche anno fa mi colpì tantissimo e nel mio immaginario ho sempre cercato di coltivare questa dimensione del monaco. E quindi io mi definisco per alcuni aspetti un monaco, senza un'appartenenza specifica, senza un abito, senza un monastero, no? Non fare riferimento, ma mi sento monaco. E cosa vuol dire essere monaco? Per me essere monaco vuol dire lavorare quotidianamente su due cose, semplificare e unificare. Il monaco è colui che si sforza di semplificare la propria vita. Ma semplificare oggi non tanto amputando qualche cosa che non si riesce a cacciare dentro, ma piuttosto, ecco la parola chiave, integrando, trovando il modo per mettere insieme, per tenere insieme. E quindi il monaco è colui che lavora questo lavoro di integrazione degli opposti. No? E la seconda parola che caratterizza, no, l'archetipo del monaco è l'unificazione. E io intendo proprio questo cammino spirituale in fondo come un percorso di unificazione. E cosa vuol dire unificarsi? Vuol dire fare in modo che quello che diciamo corrisponda sempre più con quello che facciamo, che quello che facciamo corrisponda sempre più a quello che pensiamo, che quello che pensiamo corrisponda sempre più a quello che siamo. Ecco, questo è una persona unificata, che dice quello che pensa, fa quello che dice, è quello che fa, no? E questo è il modo, l'humus, no? L'unificato, no? E quindi per me, ecco, questo testo è diventato uno strumento per coltivare questa dimensione del modo, no? Naturalmente non la coltivo solo utilizzando questo strumento, poi vi spiego anche concretamente come è fatto e come si utilizza, no? Ma anche nel mio lavoro, il mio lavoro con gli studenti, sono insegnante in una scuola superiore, e nel mio lavoro di analista filosofo. Da un po' di anni ho aperto uno studio come analista filosofo e ho scoperto che questa dimensione terapeutica, no, della cura fa parte del cammino spirituale. Si potrebbe quasi dire che il cammino spirituale inizia con un rientro in sé, Sant'Agostino diceva in te redi, in interiore omine abita veritas, no? Rientra in te stesso, lì troverai la verità, troverai Dio. Ma il cammino spirituale finisce andando nella piazza, nel mercato, mettendo a servizio, restituendo alla vita quanto la vita ci ha dato. E quindi per me è stato anche qui un elemento di unificazione, scoprire, no, questo bisogno di vivere la dimensione terapeutica, ma non come una necessità o un dovere morale, ma come la naturale conseguenza del mio modo di essere. Dal punto di vista più collettivo, più epocale, beh, questo è un libro che cerca di rispondere a una delle grandi provocazioni del nostro tempo, cioè la necessità di imparare a dialogare. Una necessità che è per alcuni aspetti vitale, nel senso che se non impariamo veramente a dialogare, il nostro futuro è a rischio. E questa è un'esperienza di dialogo. No? Di dialogo tra varie tradizioni, tra varie culture, tra varie credenze, che possono essere integrate, appunto, che non sono, che pur magari dicendo dal punto di vista teorico, no, cose opposte l'una all'altra, però possono, come dire, parlare tutte quante alla mia esperienza di uomo. No? E questo è stato
tentativo è stato quello di imparare a conoscersi attraverso la preghiera, no? Termine tecnico dal punto di vista teologico si usa il termine di ecumenismo, no? Ma l'ecumenismo, che è un'impresa ardua se fatto dal punto di vista teoretico, perché davvero diventa estremamente complicato tenere insieme, no? Credenze così diverse l'una dall'altra. Ma l'ecumenismo praticato in realtà è una cosa che è assolutamente possibile. Cioè, nell'esperienza di preghiera io posso fare l'esperienza concreta che non avverto quella opposizione fra le fedi. Qui c'è un testo che io ho messo proprio nell'introduzione a questi 6 volumi, che magari vi leggo rapidissimamente, che è molto bello, un testo di Panica, che dice: è evidente che le religioni non dicono la stessa, pagina 6, non dicono la stessa cosa, e che le loro rispettive dottrine sono diverse, molte volte incompatibili. Ma è altrettanto evidente che coloro che hanno compiuto un'esperienza profonda della realtà in modo concreto, come mistici per esempio, non percepiscono incompatibilità tra esse. Quindi vedete che da un lato rimane la presa di coscienza della contraddittorietà delle credenze, ma nello stesso tempo si afferma che le persone che ne fanno esperienza non concepiscono, non vivono, non avvertono incompatibilità. E questa è quello che è la mia esperienza. A me capita proprio concretamente. Lunedì, ad esempio, lunedì uso dei testi cristiani, mi riconosco cristiano. Al mattino, testi taoisti, alla sera dei testi zen, no? Nella presenza. E io mi sento un po' taoista e un po' buddista zen. Il mercoledì sono i testi della tradizione hindù, dei testi splendidi. Guardate che sono dei testi di una bellezza, ma straordinari, i testi antichissimi, no? I testi dei Veda, degli Upanishad, della Bhagavad Gita, no? Cioè, testi meravigliosi, no? Il giovedì sono testi buddisti, il venerdì dei testi islamici, il sabato dei testi ebraici. Beh, io mi sento un po' ebreo, un po' buddista, un po', senza mai cessare di essere cristiano. Questa è la meraviglia, no? Di questo esperimento, cioè che attraverso l'esperienza della preghiera io supero le contraddizioni, le riconosco, non faccio un minestrone mettendo tutto assieme, no? Un sincretismo pasticciato. Riconosco lucidamente la diversità delle prospettive, ma faccio anche l'esperienza che non sono incompatibili, che tutte quante mi parlano, dicono qualcosa della mia storia, della mia. Perché sono nate dall'uomo e si rivolgono all'uomo fondamentalmente. Ecco, tra l'altro con questi testi io li ho voluti dedicare a Giulio Regeni, no? Benvenuto anche quello. Perché è nella dedica, no, di questi 6 volumi. Ci sono queste parole: a Giulio Regeni, cittadino di un mondo che non c'è ancora, no? Giulio Regeni, poeta, Però ecco, l'idea era proprio questa, no? Ed è il mio auspicio, insomma, di una generazione di giovani che veramente appartengono al mondo, che si sentono cittadini del mondo. Non di uno Stato, non di una identità troppo stretta, che non hanno paura del confronto e del diverso, di persone per cui la parola d'ordine potremmo dire il dialogo, ma non il dialogo dialettico, cioè il dialogo fatto per stabilire chi ha ragione e chi ha torto, non se ne esce più, no? Ma il dialogo dialogico, come lo chiamava Panica, no? Il dialogo dialogico è il dialogo che io faccio con l'interesse di conoscerti,
perché vedo che tu sei diverso e mi piace conoscerti, perché da te posso imparare qualche cosa, anzi la tua diversità mi aiuta ad amare di più la mia identità. Quindi niente affatto la paura, no, del diverso, ma la curiosità del diverso. E io però non posso conoscere se non c'è, Panica diceva, se non c'è amore, fondamentalmente, se non c'è questa predisposizione al umile, anche all'accoglienza, no, dell'altro. Ecco, un'altra cosa che ci tenevo a dire è che questo, più che un libro da leggere, è uno strumento per la pratica. Non è un libro da leggere dalla prima all'ultima pagina, no? Ma da usare. Infatti sottotitolo è il breviario, il breviario che si utilizzano nelle varie tradizioni religiose, è uno strumento che contiene una serie di preghiere secondo il calendario, insomma, e che viene usato, no? E la domanda è perché usare uno strumento? Perché la dimensione spirituale va coltivata, ma richiede, su questa la mia convinzione molto forte, richiede una disciplina, richiede una sorta di autodisciplina. Devo coltivare ogni giorno un pezzo la dimensione spirituale. E qual è l'obiettivo? L'obiettivo, io ne ho messi giù quattro in maniera molto semplice. Il primo obiettivo è quello di imparare a vivere con più consapevolezza quotidiana. Cioè la vita spirituale non è tanto fare cose straordinarie, ma vivere con consapevolezza, i nostri fratelli, le nostre sorelle del buddismo direbbero con presenza mentale, no? Il quotidiano. E quindi questa coltivazione della dimensione spirituale mi aiuta non a fare cose straordinarie, ma a vivere meglio il mio quotidiano, con più consapevolezza, con più presenza mentale. In secondo luogo, la pratica serve a stabilizzare un modo di vivere. E questa è una grande intuizione di Aristotele, no? Le abitudini si devono coltivare, cioè non nascono dall'oggi al domani. Ma l'abitudine richiede esercizio, in greco esercizio si dice askesis, cioè una ascesi. E la pratica spirituale è un esercizio che mi consente di stabilizzare delle buone e sane abitudini. In terzo luogo, che cosa mi porta la pratica? Mi porta a consolidare la libertà. Noi non siamo liberi o non siamo totalmente liberi, siamo in cammino verso la libertà, no? Ed essere liberi vuol dire riuscire ad essere al di sopra dei meccanismi, no? Dei condizionamenti, di tutti quei meccanismi che limitano la nostra libertà. Ebbene, questa pratica, anche solo l'esercizio di dire al mattino io dedico 20 minuti, un quarto d'ora alla preghiera o alla meditazione, e alla sera faccio altrettanto, è un formidabile esercizio di libertà, perché mi permette di decidere io, insomma, di chiudere e di aprire, invece di essere dentro, no, un flusso di impegni ininterrotto, chiudo e apro. Questa è una cosa che ho imparato in monastero. Qualche anno fa ho chiesto un anno di aspettativa dalla scuola e sono andato a vivere in un monastero per un anno, a 1800 metri in montagna, no? E lì ho imparato questa forma di sanissima disciplina. Lì suona la campana, quindi quando suona la campana si interrompe, no? E, però è una forma di disciplina molto sana, insomma. E poi, ecco, l'ultimo obiettivo è quello di trovare un proprio centro attorno a cui poi unificare e semplificare la vita. Due questioni questo esperimento solleva. La prima questione è questa: ma per pregare, per utilizzare uno strumento come questo basato sulla preghiera, bisogna essere credenti? E in secondo luogo, seconda domanda,
Se io sono credente, appartengo ad una tradizione, posso pregare solo con i testi di quella tradizione? Ecco, la risposta che io do in questi volumi è no. Posso pregare, paradossalmente, anche se non sono credente. Proprio in esergo ho messo questa citazione, no? Di un autore che appartiene all'alchimia medievale. Non chiedere la fede per riuscire a pregare, prega e la fede infonderà l'anima tua, no? Cioè, posso esercitarmi nella preghiera anche se non sono credente, perché a parte che questi testi sono dei testi meravigliosi, no? Anche dal punto di vista letterario, ma questi testi in un certo senso parlano dell'uomo, parlano della fatica e della bellezza della vita, e quindi in un certo senso raccontano della mia avventura sotto il sole. E in secondo luogo io posso anche, se appartengo ad una tradizione, accostarmi alle altre tradizioni attraverso il loro modo di parlare. E ripeto, questa è un'esperienza straordinaria perché mi fa, come dire, non percepire più l'incompatibilità tra i credi. Ecco, l'idea, ve l'ho detto, no? Viene un po' da Giovanni Vannucci, da questo libro che aveva fatto un po' di anni fa. Il libro di Vannucci però era una semplice antologia di testi, insomma, solo di preghiere. Qui c'è qualcosa di più, nel senso che oltre l'antologia di testi ci sono delle preghiere, ci sono delle letture, quindi dei commenti. E boh, insomma, com'è costituito? È costituito come un breviario, ogni giorno il mondo prega, nel senso che il ciclo è quello dell'anno, 365 giorni, no? E per ogni giorno vengono proposti uno schema di preghiera e di meditazione al mattino e uno alla sera. Quindi sono già 700 e passa, no? In più ho aggiunto tutte le festività fondamentali interreligiose, quindi quelle cristiane, la Natale, la Pasqua, l'Ascensione, Pentecoste, eccetera, quelle ebraiche, no? Purim, Chanukah, eccetera, le maggiori feste ebraiche, quelle indù, quelle buddiste, quelle islamiche, no? Per cui per ogni festa calendario interreligioso viene proposto uno schema di meditazione, di riflessione, delle letture specifiche, eccetera, no? E quindi complessivamente si arriva a quasi 900 testi di schemi di preghiera che vengono proposti. Secondo questa scansione, ogni giorno della settimana dedicato ad una tradizione. Più o meno vi ho già detto prima qual è la scansione. Il format che organizzo un po' tutto questo è il format quello cristiano. D'altra parte il format dovevo prenderlo e ho preso quello della tradizione a cui appartengo, a cui noi apparteniamo fondamentalmente. Per cui il primo volume comincia non con il primo gennaio, comincia con l'Avvento, quindi con il periodo dell'Avvento. Le letture della domenica, tra l'altro, sono, almeno quelle del mattino, sono i testi della liturgia cristiana, no? Secondo i cicli anno A, anno B, anno C, per cui anche qui ogni domenica non c'è solo un testo, no? Ma ce ne sono tre secondo i vari cicli. E quindi uno al mattino e uno alla sera. E la prospettiva, adesso poi mi fermo così poi magari dialoghiamo un po', la prospettiva è rigorosamente laica, no? Laica nel senso di quello che scrive un altro autore che ho voluto anche questo mettere nell'introduzione, sempre a pagina 6, che si chiama Besré. E scrive: aspiro a una spiritualità laica, per paradossale che possa sembrare l'espressione, una spiritualità filosofica, non dogmatica,
che non si riferisce ad alcuna storia particolare e non si appella a nessuna rivelazione che pretenda di imporsi come l'unica via di passaggio verso la pienezza. Una spiritualità sapienziale attenta a tutte le espressioni che la saggezza degli uomini ha potuto prendere nel corso dei millenni. E conclude Wesley, una spiritualità radicale che si sforza di attingere alla radice stessa del nostro essere. Una spiritualità che raggiunge così ciò che è alla radice delle diverse tradizioni, non in ciò che hanno di più specifico, ma al contrario in ciò che la loro specificità traduce di più universale. Ecco, mi sono sembrate parole molto belle, molto profonde, no? Che esprimono proprio questo taglio, no? Laico, di una spiritualità laica. E per alcuni aspetti è una spiritualità che va al di là delle strette appartenenze, no? Secondo quella trasformazione epocale che Gioacchino da Fiore ha chiamato l'età dello spirito, che viene dopo l'età del padre, l'età del figlio, no? E che Panica l'ha chiamato la cristiania, che verrebbe dopo la cristianità. E il cristianesimo come religione distinta dalle altre, no? E la cristiania è questo modo di appartenenza libera anche dalle identificazioni troppo strette alle istituzioni, l'anima, no? Rigorosamente l'anima, libera, aperta, dove la relazione di coppia anche, no? è importante. E questa è un po' la prospettiva. Io mi fermerei, potrei anche fermarmi qui, così magari lasciamo spazio se ci sono osservazioni, curiosità insomma su questo lavoro. Ecco, adesso spazio di intervento. Una mia curiosità, come simbologia, diciamo, dell'ascesa, dell'elevazione, in tutte le religioni c'è la montagna, vero? E questa è per esempio una grande distinzione tra l'Oriente e l'Occidente, perché la montagna c'è nell'Occidente, nell'Oriente c'è la caverna, quindi... Perché? Perché io sto facendo uno studio, diciamo, sulla montagna dal punto di vista poetico e ho fatto questa riflessione. Perché se noi immaginiamo di effettuare, diciamo, anche un'impresa attraversando il mare, sappiamo che quando arriviamo sull'altra sponda, diciamo sull'altra riva, ci sarà sempre una terra, ci sarà sempre un uomo ad aspettarci con le sue culture diverse, ma diciamo c'è sempre un'umanità. Se noi saliamo in cima ad una montagna, questo emblema dell'elevazione, nulla di più inospitale, non accogliente, è la cima della montagna, perché siamo costretti a scendere per forza di cose, non possiamo rimanere, non c'è dimora sulla vetta, diciamo, e quindi è una sottomissione dell'uomo, è ammettere la propria finitezza dell'uomo che è costretto a scendere. Quindi questa simbologia dell'elevazione momentanea è subordinata proprio a questa riflessione, che dal mio punto di vista mio, di una sottomissione, quindi non è un'elevazione. O forse anche in realtà, diciamo, la montagna subito viene vista come il luogo del sacrificio, cioè tu arrivi in cima, fai molta fatica, ma però devi solo compiere il sacrificio, la sottomissione di dichiarare la tua finitezza dell'uomo. Sì,
Per questo mi interessava sapere se anche nella, diciamo, nell'Oriente c'era la corrispondenza dell'elevazione come simbolo della montagna. Sì, questo è più, almeno quello che ho trovato io, è più dell'Occidente, no? Che sì. È un progredire, no? Mentre in Oriente la simbologia è più dell'ingredire, no? E quindi non è tanto un salire, ma un scendere, sì, la caverna, no? Diventa sì, un po' il simbolo. Però anche qui sul tema della scendere, no? Della scesi, a me piace sempre usare questo gioco di parole, che anche per noi occidentali, in realtà la vera ascesi è una discesa, no? Sì. O meglio, si ascende discendendo, no? E questo lo diceva già Sant'Agostino, insomma, no? Noi ascendiamo a Dio discendendo dentro l'umano che siamo. Quindi non è tanto un... anche perché l'ascesi, nel senso dell'ascensione sulla montagna, può portare a quello che è uno dei più grandi rischi e pericoli della spiritualità, che è l'orgoglio, che è la superbia, no? Quindi i veri maestri spirituali, se magari vanno anche sulla montagna, poi però il termine e l'esito del cammino spirituale è il ritorno, della discesa. Tra l'altro proprio martedì, la preghiera di questa sera, io utilizzo un testo della tradizione Zen che è fenomenale, che si chiama Il Bue e il suo pastore, che racconta, che viene ancora utilizzato nel monastero Zen in Giappone oggi, no? Racconta in dieci immagini il cammino, no, di spirituale, insomma, dei giovani novizi monaci Zen, no? L'ultimo quadro, il decimo quadro, è il ritorno al mercato, come una specie di, cioè colui che ha raggiunto l'illuminazione, che ha superato la barriera della diversità, si è sentito uno, Atman, Brahman, eccetera eccetera, io sono Buddha, eccetera, ritorna poi come un pazzo, no? Che viene scambiato per un pazzo nel mercato, no? A servire, a restituire alla vita ciò che la vita è. E questo è, credo, la pienezza del cammino spirituale, che è proprio una discesa. Il mistero della presenza mentale e che cosa produce anche attraverso l'esercizio questa presenza mentale, che tipo di vantaggi propone l'uomo. Sì, è vero, un discorso enorme, no? Però è interessante perché per esempio il giovedì nella tradizione buddista io utilizzo il testo, uno dei testi di Thich Nhat Hanh, del monaco vietnamita, in cui racconta la storia di Buddha. E in questo testo bellissimo, quando Buddha poi raggiunge l'illuminazione eccetera, i primi suoi discepoli sono i bambini, perché i suoi vecchi compagni asceti lo lasciano, dicono che ha tradito la via eccetera, quindi lui è solo e parla e spiega la via che lui ha scoperto ai bambini. E il primo racconto che Buddha fa è su come si mangia un mandarino. E sono delle pagine fenomenali. Qui Buddha dice: prendo il mandarino, sono consapevole di prendere il mandarino, sbuccio il mandarino, sono consapevole di sbucciare il mandarino, di assaporare il gusto dello spicchio, eccetera. Questa è la presenza mentale, no? Per usare un'altra immagine, che cos'è la presenza mentale? Un'immagine che usa la tradizione indù bellissima è quella di due uccellini. Uno sta becchettando ai piedi dell'albero con la massima concentrazione e impegno possibile. L'altro sull'albero osserva. E dicono gli indù: noi dobbiamo essere entrambi questi uccellini. Cioè dobbiamo fare quello che facciamo con la massima concentrazione. Se stiamo cucinando, la nostra testa è lì, ma
un'altra parte di noi osserva quello che sta accadendo. Ecco, questa è la presenza mentale. È difficile, è da riuscire a coltivare, però è la capacità di osservarsi mentre si fa quello che si fa. Ma quello che si fa, lo si fa con tutto noi stessi, non parzialmente. Io sono totalmente in quello che sto facendo, ma una parte di me anche osserva, no? Questa è la presenza mentale. Ed è la capacità fondamentalmente di essere nel qui ed ora, è consapevoli di quello che si sta facendo in ogni istante. Ma perché? Perché il tempo presente, alla fin fine, è l'unico tempo che noi viviamo. C'è anche una battuta, no, della nostra tradizione che dice che la vita è quella cosa che accade mentre noi siamo occupati a fare altro, no? Pensare. E la vita è proprio questa capacità di stare dentro quello che ogni giorno la vita ci dà, che in parte è ciò che noi scegliamo, in parte è ciò che la vita ci dà, al di là delle nostre scelte. Questo lo dicevo filosofo, no, Garodì, che per buona parte, per un 50% la vita è ciò che noi siamo riusciti a fare di essa, per l'altro 50% è ciò che la vita ha fatto di noi. Esperienza di monastero, dove è avvenuta? Che monastero? Era un monastero benedettino, Badaosta. Ah, sì. Magari lo conoscete anche, fratello Michel Davide, no, appunto, ogni tanto è stato qui a Novara, insomma. Sono tre monaci, pochi, e io sono stato su un anno ospite da loro e ho vissuto con. Avevo bisogno di scrivere, insomma, avevo bisogno di un po' di stacco. Ed ero già sposato, quindi mia moglie ha dovuto accettare, con fatica anche, no? Questa mia partenza, non senza il matto, dove vai, no? Però anche questo per noi è stata un'esperienza bella di una relazione di coppia che non sia il segno del possesso, no? Ma della libertà. Se io dico all'altro ti amo, dico voglio la tua libertà, quindi se questo ti fa bene, io accetto che tu lo fai. Questa esperienza è un anno. Ogni 15 giorni tornavo a casa. Che vale era? Val di Rex. Proprio su Arezzo Notre Dame, che è il 1800. Qui c'erano le marmotte, la volpe, la mattina alle 4. La volpe. Oh! È una bella esperienza. Volevo fare delle riflessioni in merito alla teoria, che sorregge questo tuo dire, da come tu l'hai espressa, come sembra anche di comprenderla. Ora, i libri di preghiere, quindi le raccolte oranti delle varie tradizioni, nascono sostanzialmente da una selezione che avviene lungo il tempo di esperienze magari particolari che poi assurgono ad un livello collettivo, comunitario, diremmo universale per quel tipo di esperienza religiosa. Non so, il cristianesimo, la tradizione occidentale seleziona tutta una serie di modalità oranti, la tradizione orientale seleziona altre, sono state raccolte lungo di storia, qualche cosa è stato perso, qualcosa si è trattenuto, poi è quindi come Concilio Vaticano II riformulato di nuovo il paradigma del premiario, eccetera, eccetera. Quello che voglio dire è che queste raccolte di preghiera, in sostanza, quando la tradizione passa dal particolare all'universale, le va a codificare all'interno di un quadro, chiamiamolo così, comunitario, e penso che la stessa cosa funzioni anche nelle altre tradizioni religiose, fatto stesso che si riconoscono dentro dei testi che li rappresentano, va da sé che il procedimento, diciamo, sociologico e culturale è stato questo.
E quello che tu stai rappresentando invece mi pare che muova da un fronte diverso, cioè il punto di arrivo della tua raccolta, che di per sé va a spulciare da raccolte che hanno esito di questo procedimento, che in ultima istanza afferivano a livello comunitario di condivisione culturale e religiosa, invece il tuo punto di arrivo mette in campo sostanzialmente non una comunità che prega, ma mette in campo il soggetto che prega, che è estrapolato paradossalmente da ogni tipo di comunità credente. E allora questo può fare problema, o perlomeno può anche porre degli interrogativi, perché il tipo di operazione che tu hai fatto è un'operazione che paradossalmente non appartiene mediamente alle operazioni che le tradizioni religiose hanno fatto nel loro interno. Quello che potremmo chiamare una forma di ecumenismo, anche di sincretismo, di testi religiosi, cioè che diventino un po' assieme, di fra funzionari dentro un quadro scelto, che questa è dell'impostazione della tradizione orante cristiana. Certo, dal punto di vista dell'apprezzamento, della bellezza dei testi, credo che ci stia tutta la cosa. Però il tipo di come dire, destinatario che tu prevedi è un destinatario un po' a tua immagine e somiglianza, perché se non fosse così capisci che va in crisi la possibilità di istituire almeno una piccolissima comunità che condivida questa nuova formula, e questa è una formula nuova, cioè non è una formula attestata, perché tu hai citato la Nucci, però quello c'è anch'io, quel libro era una, come dire, uno zibaldone di raccolta dentro le varie tradizioni di preghiere, che va bene, cioè qui l'operazione è molto più spessa, perché qui te le riorganizza, te le calendarizza, te le mette all'interno di un'idea di calendario liturgico, per cui ti istituzionalizza un tempo sacro, potremmo dire, un tempo della preghiera, nella quale fai confluire preghiere, tradizioni, esperienze diverse, eccetera, eccetera. Quindi la mia domanda è compresa, cioè qual è il tuo progetto dal momento che, e poi è vera l'osservazione che faccio, che prevede un po' un destinatario a tua immagine e somiglianza, cioè dell'autore che ha creato questa idea? Questa è un'obiezione che mi è stata già sollevata da altri, no? Non è, cioè, è vero, no? Questo in realtà, ecco, io sento, no, almeno la mia esperienza è che esiste una comunità, ma non è la comunità che si riconosce dentro, rigorosamente dentro un'istituzione. Quando io utilizzo questo testo mi sento in comunione con una quantità straordinaria di esseri umani, no? Viventi, del passato, è una comunità spirituale, non è una comunità di appartenenza istituzionale, no? Quindi non è tanto, come dire, un qualche cosa che riguarda me, no? Ma è qualche cosa che riguarda l'età, a me piace chiamarla così, l'età dello spirito, quello che Gioacchino da Piola aveva intuito, no? Come una nuova età. Poi molti sono venuti prima di lui, no? Dopo di lui, questa è l'età dello spirito, sempre pericoloso dire, no? Questa cosa qui. Però l'esperienza è un po' questa, che non è tanto l'esperienza di un singolo, di un soggetto, no? Ma l'esperienza di una comunità spirituale, una specie di comunione, no? Come esiste anche nella tradizione teologica cristiana, la comunione dei santi, no? Quindi un qualche cosa più di questo tipo. L'altra idea che sta un po' alla base è che, anche questa è una distinzione che fa panica, no? Io come posso accostarmi alle altre tradizioni? O attraverso lo studio teologico, storico, filosofico delle loro tradizioni, quello che Panica chiama il noema, o attraverso l'esperienza della fede di chi quella tradizione pratica, che è il pistema, no? E questo è un po' l'obiettivo, cioè quando io utilizzo i testi buddisti appartengo alla comunità dei buddisti, prego secondo la loro tradizione,
E infatti utilizzo, a volte ci sono dei testi in cui utilizzo addirittura il sanscrito, o nei testi islamici uso l'arabo, perché è la loro tradizione. E quindi io appartengo a quella comunità. Quindi non è tanto, è un'appartenenza eclettica, è un'appartenenza sincretica, no? Un'appartenenza debole, ma secondo me questa è l'appartenenza dell'età dello spirito. Cioè, usi il sanscrito e l'arabo in che si traslitterazione, cioè tu traslitteri i loro testi come vengono, come dovrebbero essere letti. Sì. Per esempio, una preghiera classica della tradizione buddista almeno Theravada è sono i rifugi, no? Prendo rifugio nel Buddha, nel Dharma, nel Sangha, eccetera. E questa preghiera, che è proprio un classico, no? Della tradizione buddista, c'è anche nella versione sanscrita, no? Namo Dassa, Bhagavato Arahato, Sambo Sambuddha Dassa, eccetera, eccetera, no? C'è l'islamico, c'è il Padre Nostro nella tradizione, nella versione aravagna, appunto, Ashmaya, Nekdash, Bhagavato, adesso non ricordo bene, no? Però. E quindi in questo senso, come dire, è un modo di appartenenza a una comunità diversa, insomma, che non è più la comunità istituzionalizzata. Una curiosità massima, quando parlo con Cristianina, ultimamente c'è un spenaghi in un quartiere che si chiama Cristiania, che è un quartiere appunto degli anni 70 che cercava un po' di dividere in una forma così comunitaria, libera, senza istituzione particolare, sicuramente anche molto legata al periodo così. C'è un legame? Secondo te? Lo conosci un quartiere, non lo sa. So. L'ho già sentito. Sì, sì, cioè molto libero, un po' superitti, ecco, diciamo così. Non lo so, Panica, ecco, parlava di cristianità come di un cristianesimo adulto, insomma, dove non si è più dipendenti dalla sovraistituzionalizzazione delle appartenenze strette, insomma. Una domanda più tecnica, teologica. In questo quadro però teorico, il punto di congiunzione, ho seguito dentro la Panica, è più la prospettiva dello spirito, dico bene, più che non la prospettiva della nostra tradizione, quella cristocentrica, che mi metta sempre, perché è chiaro che se la prospettiva è cristocentrica, non può, cioè diventa difficile dire oggi come oggi che in Cristo vengono raccolte tutte le tradizioni, per esempio il fatto che è proprio Gesù Cristo che rappresenta la pietra di scandalo, che pone la differenza, ecco, rispetto alle altre tradizioni, che il cristianesimo si definisce proprio grazie a Gesù Cristo, solo che dall'interno della tradizione cristiana si afferma che questa differenza è capace di riscattare l'universale a partire dal particolare. Però fuori dalla tradizione cristiana si vede solo il particolare, non si vede l'universale. E allora la categoria dello spirito, se non ricordo male, la quale è diventata dello spirito, è quella che, non avendo identità, paradossalmente, perché lo puoi anche identificare con una forma di progetto antropologico, non necessariamente teologico. Quando uno dice lo spirito, si dice Dio, ma non necessariamente, dice un modo di percepire la divinità o il divino senza un'identificazione precisa. Sì, un po' sì, è così, credo di sì. Panica utilizza anche il termine Cristo, no? Distinguendolo dalla figura di Gesù, quindi infatti la sua tesi di dottorato è proprio il Cristo nascosto nel Induismo, no? Dove il Cristo diventa un archetipo, diventa un simbolo, no? Che non nega il riferimento alla figura storica di Gesù di Nazareth, no? Ma il Cristo trascende la figura storica di Gesù. In un certo senso Jung, per esempio, diceva che il Cristo e il Buddha sono due grandi archetipi del sé, dell'uomo totale, dell'uomo completo, dell'uomo realizzato, di quell'uomo che noi non siamo ancora capaci di essere, e che loro
sono diventati in un modo. E quindi Panica ancora diceva che il Cristo e il Buddha sono equivalenti omeomorfici, non sono la stessa cosa, ma nei rispettivi sistemi religiosi e culturali svolgono una medesima funzione, fondamentalmente. E questo è, secondo me, un modo per costruire ponti e non costruire muri, no? Perché se noi rimaniamo aggrappati alle identità strette, si finisce per creare contrapposizioni. Quindi il dialogo diventa veramente difficile, o è il dialogo dialettico, ho ragione io. Mentre in questa prospettiva è un modo di costruire ponti. Sì. Sì, cioè, da una parte è ovviamente vero che è un modo di costruire ponti, però nell'esperienza antropologica è possibile costruire ponti, ma nella gioia reciproca di essere ben diversi. Quindi, cioè, la cosa, tu citavi prima Panica, di questa visione del Cristo totale, eccetera. Io non è che conosco tantissimo Panica, però comprendo che pur cercando di dialogare con l'Oriente, in Roma, poi anche buddista, utilizza, proveniente dalla tradizione cristiana, esattamente questo archetipo, prototipo cristiano di Gesù Cristo, lo sviluppa poi in una struttura che possa essere oltre il tempo storico di 2000 anni fa, per dire che c'è una rappresentazione, una reincarnazione, e quindi cammina nel tempo verso questa immagine anche conclusiva, tale o escatologica, per utilizzare il nostro linguaggio, però scegliendo un'immagine così è già una prospettiva di tipo fortemente antropologico, non più di tanto cosmologico, ad esempio. Perché la dimensione dello spirito, per esempio, è una dimensione che già va a includere potenzialmente l'antropologico, ma va anche oltre l'antropologico. E non so fino a che punto la figura del Cristo è capace di interpretare la tradizione indù e la tradizione buddista, mi pare di no, cioè diciamo, può tirare per la giacchetta la cosa, cioè tu la dici, cerchi di allungare il più possibile la tua corda venendo dal cristianesimo, proprio di tanto anche allungandola allunghi, ma se senti dall'altra parte è difficile che ti dicono sì, bello, siamo esattamente così. Massimo ti possono dire hai fatto tutto lo sforzo per avvicinarti a noi, però c'è una differenza comunque, ecco questo che voglio dire. Però mi domando se il gioco vale la candela delle volte, cioè se il dialogo debba essere ricercato sull'allungare il brodo, totalmente, oppure sulla gioia di essere diversi, che è un'altra cosa che potrebbe essere un'altra strada assolutamente da percorrere, dove il marcare la differenza non necessariamente dice essere dialettici in uno scontro, ma è nella gioia di riconoscersi diversi. Questo è. Hai ragione. Ma sai quella storia di Ablanca, no? Concludiamo praticamente, no? Sono due fazioni rabbini che lottano tra di loro. Allora vanno da questo sommo saggio rabbino. Allora va il primo gruppo e stanno lì tutta la giornata a spiegare, ma noi li sosteniamo così, il rabbino li ascolta attento, no? E dopo che ha parlato una giornata, avete ragione, avete proprio ragione. Allora tornano tutti contenti, io ci ho dato ragione, e gli altri, no, adesso ci deve ascoltare noi. Allora vanno loro, anche loro spiegano, noi crediamo, no. E lui li ascolta attentamente e dopo un po', avete proprio ragione. Allora questo va, anche ci ha detto ragione, ma non è possibile, insomma, non può dare ragione a voi. Allora tutti e due vanno, ma senta, lei ieri ha dato ragione a loro e poi oggi ha dato ragione a noi. E lui li ascolta e fa, avete ragione. Nel senso, questa è l'idea di Panica che secondo me esprime. La verità è plurale. No, nella nostra logica.
No? È che la religione alla fine risponde a dei bisogni molto umani, per cui quando intravedi dietro alle varie risposte che dà a queste domande di partenza, riesci a capire perché in certe tradizioni ci sono delle cose che poi dopo riscopri anche nella tua. Ecco. La tua le dice in maniera diversa, a volte anche con profonde differenze, però riconosci l'uomo che c'è nell'altra tradizione, forse. Sì, sì, che sono poi, anche qui, le religioni sono dei meravigliosi tentativi dello spirito umano di ascendere al mistero di Dio, no? Ma sono delle opere umane le religioni, anche le religioni rivelate sono delle opere umane, nel senso che poi comunque l'uomo le dà fuori, insomma. E quindi non lo so, cioè la mia idea è un po'. È chiaro che è un po' una provocazione, io mi rendo conto, perché l'ho chiamato un esperimento, ma il mondo che mi immagino io è un mondo in cui ci si sente sempre di più cittadini del mondo, no? E sentendosi cittadini del mondo, quello che Papa Francesco chiama cittadini di questa casa comune, è la nostra casa comune, no? Abitiamo tutti in una medesima casa. Allora, da questo punto di vista le differenze rimangono, per carità, ma non sono più l'essenziale. Ciò che forse bisogna cominciare a sottolineare è ciò che ci accomuna tutti come esseri umani, invece di insistere sempre sulla differenza. Non so se andremo verso questo mondo oppure no, i segni che vediamo non passano mai. Quindi, anche sappiamo bene, però non lo so. Io credo che la preghiera è un formidabile strumento per conoscersi, perché veramente io quando prego con un testo, con un salmo sufi, ma io dico, io sono musulmano, sono meraviglioso, il testo mi splende. Bisogna provare per credere.